IFA 2012 Sony presenta il suo 4K con questo schermo da 84 pollici. Sony propone un display 4K consumer. Vediamo quelle che sono le caratteristiche e le particolarità di questo prodotto, dalle grandi dimensioni e dalle eccezionali performance. Con questo nuovo 84 pollici, Sony dà la possibilità di accedere ad un'esperienza assolutamente coinvolgente ed emozionante in termini di qualità d'immagine e qualità audio. In questo caso lo vediamo collocato all'interno di un sistema Dolby Digital di livello molto elevato e soprattutto adeguato a quella che è non solo la performance video ma anche quella audio, con un segnale 4K nativo. Il segnale è tanto risoluto da non consentire di vedere il fantomatico pixel neanche avvicinandosi veramente a pochi centimetri dal prodotto stesso. La sigla del prodotto è KDL84X9000. In questa immagine vediamo le due casse che sono generalmente collocate ai lati del prodotto, che in realtà sono un sistema di casse, sono addirittura 10 speaker in due componenti. Sicuramente una delle principali preoccupazioni nel momento in cui si dovesse scegliere di prendere un prodotto di questa tecnologia, di questo livello, è la possibilità di avere una libreria di contenuti 4K che consente di sfruttare le caratteristiche fenomenali di questo schermo. In questo momento una libreria di contenuti a livello consumer ovviamente non esiste, perché nasce oggi o comunque da poco è nato la possibilità di vedere questi contenuti in casa, quindi a livello casalingo, ma Sony va oltre e quindi dà la possibilità, evolvendo quella che è una tecnologia classica dei propri TV, e cioè la tecnologia X-Reality Pro, inserisce un nuovo chip all'interno di questo sistema di processazione di segnale e lo chiama 4K X-Reality Pro. In pratica cosa è possibile fare? È possibile fare, come dimostrato in questa situazione, visualizzare un contenuto Full HD, quindi diciamolo anche se non correttamente 1K, su un televisore 4K, in questo caso il nostro 84 pollici, facendo un upscaling del segnale. E come è possibile vedere facilmente da questa demo, lo sarà magari, sarà meno semplice dalla ripresa, ma è sicuramente entusiasmante in diretta, l'upscaling di un segnale Full HD dà un risultato su questo 4K che è decisamente convincente, incrementando dettagli, aumentando la ricchezza dei contenuti e del colore dell'immagine stessa. Qui vediamo una diversa applicazione della tecnologia 3D. Utilizzando il medesimo sistema di 3D passivo, e quindi con filtro polarizzato sullo schermo e occhiali polarizzati in maniera adeguata e particolare in questo caso, abbiamo la possibilità, invece che di sfruttare il 3D per vedere naturalmente la bellezza della tridimensionalità dell'immagine, come in questa situazione, possiamo anche sfruttare questa nuova funzione per il TV, in realtà funzione già caratteristica della PlayStation 3, che è la funzione SimulView. È possibile infatti contemporaneamente vedere due immagini di due giocatori sullo stesso schermo, senza splittare l'immagine sullo schermo e quindi ridurre la dimensione del campo visivo del giocatore, ma utilizzando tutto lo schermo per vedere ognuno la propria macchina. Quindi io potrò vedere la mia auto e guidare, avendo uno schermo Full HD, l'immagine del gioco, il mio concorrente sullo stesso schermo con un occhiale polarizzato in maniera differente vedrà la sua macchina e il suo campo di gioco.